Fulvio Buzzone insieme a noi rappresenta l'Istituto Italiano di Tecnologia. Intanto Fulvio, le chiedo che cos'è l'Istituto Italiano di Tecnologia? L'Istituto Italiano di Tecnologia è una fondazione che si occupa di ricerca, che si occupa di alta formazione e di trasferire ai settori tecnologici ed industriali i risultati della nostra ricerca. Ha la sede centrale, l'Head Quarters, qui a Genova ed una serie, diciamo, di sedi, la cosiddetta nostra rete in giro per il paese. Siamo praticamente presenti da nord a sud, da Torino fino a Lecce, e dove realizziamo scienza, tecnologia, che cerchiamo però anche di trasferire il più possibile ai settori produttivi. Tra le nostre missioni c'è anche questa. Quali sono i risultati, direi tangibili, no, che la vostra azione ha realizzato sul territorio italiano? Beh, in primis, come ogni realtà di ricerca, l'Istituto realizza attraverso i propri ricercatori pubblicazioni e pubblicazioni di eccellenza. Accanto a questo un patrimonio brevettuale sicuramente grandissimo, e ovviamente con tutto ciò che i brevetti rappresentano e consistono. Abbiamo poi un'attività molto molto importante anche nella formazione di nuova impresa, di cosiddette start-up, diciamo, in particolar modo poi di spin-off, quindi di un qualcosa che spin-offa dalla fondazione. Al momento abbiamo 17 realtà che si spin-offano da IT e creano appunto sviluppo, creano lavoro da nord a sud, nate dalle nostre diverse sedi. E ovviamente poi accanto a questo la formazione di individui italiani e non, abbiamo un personale in arrivo da tutto il mondo e formazione per questi, e quindi, come dire, una formazione di conoscenze di altissima formazione. Il profilo del candidato ideale per aspirare ad entrare nel vostro sistema e divenire una startup di successo? Le nostre startup nascono dai nostri ricercatori. I nostri ricercatori sono collaboratori tendenzialmente che hanno un background dai più vari, dalla biologia all'ingegneria, dalla fisica alle scienze dei materiali ed altro. Ad un certo punto uno di questi può avere un'idea geniale e può decidere o di, attraverso il brevetto o altro, di trasferirla all'industria attraverso collaborazioni, joint lab ed altro, oppure diventare un imprenditore. E la divisione che ho il piacere, diciamo, di seguire si occupa appunto di questo, di cercare di traghettare il collega dal laboratorio, from lab to the market, diciamo. Dopodiché ovviamente da imprenditore vivrà di vita propria la sua iniziativa. Danilo Iervolino nel suo libro Just Press Startup ragiona attorno al tema delle startup e in qualche modo sottolinea che nel nostro paese fanno fatica a superare il terzo anno, a crescere, a dimensionarsi. Perché dal suo punto di vista questo accade? Beh, è una domanda molto complessa e soprattutto che necessiterebbe di un'analisi sicuramente molto lunga. C'è da dire che le problematiche delle startup sono diverse, possono essere accesso al capitale, rispetto che strutturazione della squadra, individuazione del corretto mercato. Diciamo che dobbiamo fare di tutto affinché come cittadini, come italiani, come comunità di riferimento, di sostenere questi colleghi. Tuttavia c'è cosa deve andare avanti e proseguire e cosa magari è meglio che a un certo punto, ma per ragioni prettamente economiche, si fermi. Quindi c'è finanza, ci sono problemi manageriali, ci sono problemi di mercato e, perché no, anche di scelta di vita. L'imprenditore deve in primo luogo esserlo e non tutti possiamo esserlo. Siamo ospiti proprio della sede Pegaso di Genova. Ecco, il suo punto di vista, una sua riflessione sul modello dell'università telematica che Iervolino ha messo a punto nel nostro paese. L'università telematica credo che fornisca la possibilità anche a soggetti che magari non possono utilizzare, seguire una formazione universitaria, quella che magari ci ha visto tutti anni fa ormai tra i banchi, e quindi quella solita. Quindi è uno strumento, come dire, che viene dato a coloro che magari non possono utilizzare l'università come l'abbiamo tutti quanti fatta in passato. E va anche nel filone di quelli che sono i massive online open course, no, i MOOC ed altro, quindi come voi, una formazione accessibile a più persone, quindi personalmente la vedo come una realtà certamente positiva. Invece una riflessione sulle università, se vogliamo, tradizionali, che certamente nel nostro paese hanno dei pregi, se invece hanno qualche limite qual è? Sicuramente c'è un problema di specializzazione, di duplicazione di quelle che sono le sedi rispetto che delle facoltà ed altro. Probabilmente una specializzazione, una focalizzazione anche per esigenze territoriali ed eccellenze territoriali
modestamente mi permetto, diciamo, di segnalarla. Dopodiché, ecco, anche questo è un problema abbastanza complesso che andrebbe analizzato più in profondità, ecco, e quindi ci sono n settori su cui intervenire. Tuttavia, comunque, l'università italiana per la stragrande maggioranza rimane una realtà di, comunque, di grandissimo prestigio e di vanto del nostro paese. Un consiglio ai ragazzi italiani: l'opportunità in questo paese, malgrado la crisi, in che area la possono trovare? Sono, anche per ragioni, come dire, lavorative, nel business, seguo le start-up e credo che gli italiani, quando un italiano trova un'idea convincente, non ce n'è per nessuno. L'autoimprenditorialità, l'imprenditorialità, lo studio, la formazione e anche, come dire, l'impegno è sicuramente una cosa che ai giovani va insegnata, va trasferita e devono essere sostenuti anche, diciamo, dal contesto, ma credere in se stessi è certamente una delle caratteristiche più importanti. E poi nel peggiore dei casi, dico, è stata ci hai messo la tua faccia e ci hai provato in prima persona, quindi anche questo è sicuramente uno sviluppo, perché no, interessante per i giovani. Pegaso, molto più di un'università.